Lo show del gallo. Lo show di automiglioramento su Spreaker, radio motivazionale. Oggi parleremo di abitudini, prendere controllo della propria vita, cominciando osservandola in modo obiettivo. Il gallo. What's up, people? Ok, dopo innumerevoli tentativi di fare questa trasmissione in un tempo coinciso, ho deciso che entro 6 minuti riuscirò a trasferire tutte le vostre informazioni che ci ho messo ore per riuscire ad accumulare, d'accordo? Partiamo subito. Noi apprendiamo guardando gli altri. Le parole sono importanti, certo, ma l'azione vale milioni di volte le parole. Il sistema più importante di apprendimento che abbiamo noi esseri umani consiste nell'osservare gli altri, dalla moda, dalle azioni, dal modo di comportarsi, dai rituali, del caffè, fumare, andare ai concerti, il modo di ballare, è tutto appreso osservando gli altri. Quindi voglio chiederti, quello che fai nella tua vita lo fai per scelta tua o perché lo hai imparato da qualche parte? È uscito dalla fabbrica, te l'hanno inculcato da qualche parte o è stata un'idea tua? A te l'ardua sentenza. Ok, tornerò sul discorso del condizionamento sociale più avanti. Andiamo nell'argomento delle abitudini. Cos'è un'abitudine? Consiste in un insieme di risposte schematizzate, ritualizzate, che a seguito di uno stimolo hanno risposta sempre uguale. Quindi io, per esempio, vado nell'auto, parte il pilota automatico, parte la mia abitudine, inserisco la chiave, giro, comincio, non so neanche guidare, io giro la frizione, uso l'acceleratore, è tutto automatico, non è una questione di stare lì a pensare. Perché? Perché a furia di ripeterlo è diventata una cosa naturale, è diventata una seconda pelle, non ho più bisogno di pensarci coscientemente. E lo stesso vale per tantissime cose nella nostra vita. Tutti i giorni pensiamo le stesse cose, facciamo le stesse cose, vediamo le stesse persone, pensiamo gli stessi pensieri e non lo sappiamo, non ce ne accorgiamo, ci sediamo molte volte nello stesso posto, costantemente, fateci caso, tutte le volte vi sedete nello stesso posto e quello è un modo in cui il vostro cervello fa semplicemente fluire l'abitudine e vi evita di dover pensare di più. Allora, perché esiste questa cosa? Perché le abitudini? Perché il cervello è preoccupato di una sola cosa, farci sopravvivere, ok? Al cervello non interessa i soldi, non interessa la gloria, non interessa neanche di far sesso tra un po', non gli interessa praticamente nulla al di fuori di sopravvivere. E se un comportamento è funzionato una volta, siccome la biologia ci insegna che dobbiamo risparmiare più energia possibile e ottenere il massimo nel minor tempo possibile, allora perché pensare di nuovo? Perché spostarsi? Tanto vale sedersi in quel posto, tanto vale fare le stesse cose, tanto vale pensare gli stessi pensieri, che se ci fate caso non sono altro che un teatrino fatto apposta per distrarci da forse cose più importanti o forse problemi che non vogliamo affrontare. Ora, detto questo, il mio consiglio più grande è quello di cominciare a essere svegli. Cominciare ad accorgersi di quello che ci succede intorno, cominciare a accorgerci di quello che succede a noi. Noi abbiamo delle abitudini, dei comportamenti che non hanno alcun senso e che continuiamo a mantenere e non ce ne accorgiamo neanche, dai tic ai modi di fare, al modo di sederci, al modo di parlare, ai rituali, che siano essi bere caffè, fumare le sigarette, guardare la TV prima di studiare, oppure studiare a orari allucinanti, dormire in modo strano. Abbiamo tutti, ognuno di noi ha delle piccole abitudini che non hanno alcun senso e che se non monitoriamo di sicuro non ci faranno alcun bene. Perché? Perché il primo passo per la gloria, per cambiare vita, per diventare una persona migliore, consiste nel rendersi conto degli schemi di comportamento automatico che noi abbiamo. Un esempio potrebbe essere un comportamento di evitamento. Non so, vado in piazza, non ho voglia di vedere nessuno, di sicuro non avrò la testa alta e non sorriderò, cercherò di evitare le persone. Questo nel breve termine ci fa anche bene, perché uno dice, evito lo stress di dover parlare con altra gente, però nel lungo periodo ci isola, ci impedisce di avere rapporti umani, che non è un bene. E se ci pensiamo, abbiamo un potere, almeno lo possiamo osservare, possiamo cominciare da questo. Se non guardiamo invece in faccia quello che noi facciamo, il nostro comportamento, e non lo osserviamo in modo obiettivo, non avremo alcun potere. Quindi voglio dirti, qual è la tua abitudine che non ha alcun senso? Potrebbe essere bere 6 tazze di caffè ogni giorno, alzarti tardi, svegliarti 5 minuti prima di dover uscire di casa, farti la doccia
bere l'acqua e poi sputarla, far pipì nella doccia, suonare la chitarra. Quali sono le abitudini che non ti servono a niente? Potrebbe essere fumare i cannoni, potrebbe essere guardare 2 ore di TV, potrebbe essere controllare l'email 16 volte. Il mio consiglio per questa settimana è: guarda, prendi un giornale, un diario, un quaderno, osservati, controlla i comportamenti che non ti servono a niente e prendi nota e realizza che con impegno e costanza non solo potrai osservarli, ma potrai cambiarli dal primo all'ultimo. Un'ultima nota: non identificarti mai, mai con i tuoi comportamenti né con i tuoi pensieri, perché non ti rappresentano. Ti auguro una buona settimana, noi ci sentiamo presto con Radio del Gallo.